Fabrizio Forconi, MMAmania.it, siamo all'evento Colosseum MMA in the Cage a Sassari. Sono qui con un altro dei vincitori della card di MMA Pro, Alessandro Porcu. Allora Alessandro, un match adrenalinico è la parola che mi viene in mente. Allora, il tuo avversario subentrava al posto del tuo originario, spiegaci questa transizione tra scambio di avversari. Allora, tanto per cominciare vorrei dire che non sono molto informato dei fatti, quindi vorrei semplicemente dire che originariamente il match era previsto per gli 85 kg, di cui io ero già sotto comunque sia. Quando si è verificato questo cambio di avversario, che mi è stato comunicato circa 2 settimane e mezzo fa, mi hanno comunicato che si trattava della categoria 82. Essendo già sotto io gli 83 kg, evidentemente per via di certi tipi di allenamenti mi sono asciugato più del dovuto, ho pensato che comunque non ci fosse niente di male a tentare anche questo genere di scontro. Riguardo al match, se vuoi le mie impressioni sullo stesso, adrenalinico nel senso che penso che tu voglia intendere nel fatto che è stato sulla lama del rasoio, poiché i primi due round il mio avversario è stato molto bravo a tenermi a terra, Mattei è stato molto bravo a tenermi a terra, mi ha avvicinato alla gabbia incastrandomi appositamente la cervicale, che è una tecnica molto in uso soprattutto nelle tipologie di torneo americano. Niente, da lì ha cercato di bombardarmi, come si suol dire in gergo, alle tempie e alla mandibola. A quel punto, anche per non tenere la situazione in stallo, ho deciso di reagire anche io. Diciamo che così sono riuscito un pochino, penso, poi dovrei parlare con i giudici, ma a questo punto direi che non li disturbo, direi che sono riuscito a tenere un pochino il punteggio in riavanzo, contando che lui aveva un vantaggio dato dall'essere sopra, seppur chiuso nella mia guardia. A un certo punto ho tenuto il solito schema d'attacco, semplicemente ho affondato di più poiché, essendo lui un pochino più alto di me, circa 1,78-1,80 m mi è sembrato dagli occhi. Tu invece? Io sono 1,71 m, io sono barbaricino standard. Praticamente ho dovuto ricalcolare un attimo la sua altezza, ho provato con 1-2, il secondo cross è entrato bene sul tralabbro e denti, lasciandolo leggermente stordito. A quel punto, essendo io più alto, sono andato sopra per tenerlo. Lui stava subito reagendo, andando a placarmi in double leg, e a quel punto ho stretto una ghigliottina, perché comunque sia l'ho visto abbastanza scoperto. Ho tirato e poi l'arbitro, cioè lui battendo e l'arbitro, hanno decretato la fine del match. Su quest'altro posso dire che è stato molto bravo, è stato veramente molto bravo, molto forte fisicamente. Te l'aspettavi nel primo e anche nel secondo round, siete partiti molto forte, lui è riuscito a prenderti il tempo e a fare un takedown, soprattutto il primo round molto potente, te l'aspettavi? Allora, io metto sempre in conto sia negli sparring sia negli incontri di finire a terra, intendo anche di grappling e jiu-jitsu brasiliano, io metto sempre in conto di finire schienato violentamente, mi aiuta anche un pochino a gestire meglio l'idea, perché poi se conti anche il fatto che fondare troppo l'incontro sul proprio orgoglio per il dire io questo, io entro, equivale ad avere uno shock psicologico nel qual caso la propria tattica venga completamente divelta o stravolta. Io l'avevo messo in conto. Lui ha cercato di schienarmi molto potentemente con uno slam down. Però comunque sia, io ho sempre avuto un'ottima, sarà anche per la mia stazza ridotta rispetto al mio peso, ho sempre avuto una buona capacità di assorbire questo tipo di urti, al che prevedendolo non mi sono fatto incassare la schiena. Ripeto, poi lui ha sfruttato la tattica della gabbia. Questo a mio parere gli ha permesso di fare parecchi punti. Alla fine poi ho riusato la mia tattica subito e nell'istante in cui era stordito ne ho approfittato subito per chiudere una finalizzazione. Le tue analisi particolarmente lucide denotano che sei stato nel match tutto il tempo, dal primo al terzo round. Ti voglio fare solo un'altra domanda, se hai in mente già qualcosa per il futuro nella tua categoria di peso? LMMA o magari anche grappling, visto che, ricordiamolo, vieni dalla Nuova Uniao. Esattamente. Allora, io continuerò sempre a praticare jiu-jitsu brasiliano e grappling perché lo amo. Adesso, ad aprile, dovrei essere previsto nella categoria, penso che farò sotto gli 82, del Norus Grappling Championship, organizzato dal gruppo della Norus Team, a quelle di solito partecipa anche Alessandro Gaia, alla Nuova Uniao, con tutti gli atleti assieme.
perché mi fa piacere, soprattutto mi fa piacere dare anche un contributo personale alla crescita delle arti da lotta in Sardegna, perché comunque essendo un'isola, se non lavoriamo e se non partecipiamo nelle nostre gare a vicenda non andiamo avanti, francamente. Cioè, la crisi non c'è solo nel settore del lavoro, c'è anche nel settore di queste cose. Nell'MMA invece, tua categoria di peso, hai magari, sei informato, qualche nome, qualcosa che ti stuzzica? Ma allo stato attuale, guarda, devo confessarti che sono A, molto disinformato, e B, per il mio peso, tra parentesi, diciamo disinteressato, poiché dovevo avviare da tempo un programma di potenziamento, poiché anche facendo delle analisi tra medici sportivi ritenevano di poter, che in realtà il mio peso forma stia sotto gli 82. Io vengo da una famiglia di pesisti, di conseguenza siamo tarchiati, però comunque sia esplosivi o comunque forti. Di conseguenza adesso vedrò un pochino di prepararmi, comunque anche per l'MMA un'altra buona occasione, magari potendomi preparare ancora di più, poiché io ho iniziato la preparazione un mese fa. Ci ho dato veramente tanto, anche i miei fratelli di Cagliari e anche tutte le persone a Nuoro, degli ambienti pro e no, mi hanno dato tantissimo una mano e soprattutto un supporto. La nuova Neo Cagliari mi ha distrutto di allenamenti, il mio maestro Luca Melis, la prima cintura nera sarda di giudizio brasiliano. Infatti guarda, a proposito di nel rinnovarti i miei complimenti per questa bella vittoria, ti lascio la telecamera, chi vuoi ringraziare che ti ha aiutato nella costruzione di questo match? Allora, vorrei ringraziare tanto per cominciare la Nova Uneau, la mia scuola di giudizio brasiliano, per avermi fatto credere e avermi dato la grinta di fare questo match. Voglio ringraziare tutte le persone a Nuoro, tra cui in particolarmente Danilo Murroni, anche della Thai Kadai Nuoro, che è diventato da poco campione regionale di Muay Thai nella categoria di 75 kg, se non ricordo male, per avermi sempre fatto credere in me stesso, e l'amicizia. Tutte le persone correlate all'ambiente delle palestre, anche un grazie alla polisportiva Gigliotti, che si occupa di lotta libera greco-romana e judo, a Marco, Edi e Giova, che mi hanno sempre dato una mano, a Chiara, ad Angela, di una scuola di giudizio giapponese che è a Nuora, ad Antonio Gassinelli, a Michele De Dola degli Awake for Days, che partirà in tour con il suo gruppo Metal tra poco, Luca Fadda, Nino De Murtas, a Giuseppe Piredda, che adesso non è più qui vicino, alla mia famiglia, a mia madre per avermi sempre voluto bene, mia sorella, mio padre perché quando stavo venendo qua a Sassari per combattere, mi ha detto molto tranquillamente: e non fa caso tonto, che so che andrà bene, tonto, mi ha dato uno scappellotto, ha detto vai e vinci. Meno male che ha avuto ragione, guarda, non posso dire altro. È stato profetico, gli hai riportato la vittoria. Comunque, in generale, ringrazio tutte e tutte le persone che anche per un solo giorno mi hanno chiesto come andava la preparazione. Un altro grazie a Delia Madau della Stabile Fight Team, che mi ha mandato sempre un messaggio per incoraggiarmi. Ok, di nuovo, complimenti e alla prossima. Grazie mille, gentilissimi a tutti. Ciao, grazie.